Quando si dice a Firenze usce bottega, si fa riferimento a un periodo medievale in cui le botteghe erano sostanzialmente diverse da quelle odierne. Possiamo dire che la bottega appunto era in qualche modo il negozio di oggi. Oggi i negozi sono come questi e di conseguenza sono negozi dove le persone entrano all'interno, vedono in questo caso i capi d'abbigliamento da acquistare e successivamente fanno l'acquisto. In epoca medievale era tutto diverso. Bene, nel Medioevo le botteghe erano completamente diverse appunto dai negozi odierni e probabilmente provenivano da quello che era un concetto tipicamente romano di bottega. Qui possiamo avere una vaga idea di quello che poteva essere. Infatti funzionava così, c'era un grande arco. Questo grande arco, davanti a questo arco c'era un bancone che sporgeva fuori. Infatti le trattative venivano, l'esposizione della merce appesa o messa sul bancone e la trattativa con il cliente avveniva da fuori, cioè il cliente stava fuori e parlava con il venditore. Non entrava all'interno della bottega, ma tutte le trattative avvenivano fuori. Come ancora oggi, se uno va in paesi, per esempio in Marocco, ancora oggi il sistema è molto simile a questo, è rimasto legato a questa tradizione. Per cui il bottegaio, il venditore, stava all'interno e poi all'interno di questa stanza aveva tutta la merce, mentre le persone normali stavano fuori. Unica differenza era per i ricchi, che le persone più nobili, più importanti, che volevano esaminare anche i tessuti, per esempio, o qualcosa di maggiormente raffinato da acquistare, allora venivano fatti entrare dentro alla bottega per poter vedere ciò che il mercante aveva a disposizione. Proprio accanto alla bottega, all'arco con la bottega, c'era l'ingresso del negozio abitazione del mercante, cioè della persona appunto che vendeva. E attraverso questo si accedeva sia alla parte retrostante della bottega che poi alla casa, che normalmente era proprio attaccata alla bottega stessa. Ecco per cui, per questa ragione poi, venne fuori il detto uscio e bottega, perché in realtà questo, che in fiorentino uscio vuol dire porta, in realtà porta e bottega, perché la loro casa era talmente vicina e attaccata alla bottega che si trattava di un qualcosa che creava un tutt'uno. Perciò quando si dice sono uscio e bottega con il pizzicagnolo, per esempio, cioè con gli alimentari, vuol dire che la mia porta di casa è vicinissima a quella degli alimentari e perciò sono uscio e bottega, vicinissimi, attaccati.